Oggi prepariamo le barrette energetiche fatte in casa per gli allenamenti in bici. Si possono scegliere una varietà enorme di farine e di ingredienti. Quindi dipende veramente dagli obiettivi che si vogliono perseguire. Per esempio, io in questo periodo voglio lavorare sulla mia potenza lipidica, cioè sulla capacità del mio corpo di consumare grasso durante gli allenamenti. Pertanto oggi ho scelto una farina integrale di ceci, quindi una farina che non ha un altissimo indice glicemico perché è una farina di legumi, e altri ingredienti che adesso andrò a presentarti uno per uno. Abbiamo la farina di ceci, che sarà la base del nostro impasto, il latte di mandorle, che utilizzeremo per rendere l'impasto un pochino più liquido, le uova, quindi questi tre ingredienti sono veramente la base dell'impasto che faremo, lo zucchero di canna grezzo integrale. Anche qui nella ricetta che trovate sul sito vengono indicati 50 grammi, in realtà se ne possono utilizzare anche un po' di meno, io oggi ne utilizzerò 30 proprio perché, come ho detto, voglio fare delle barrette che abbiano un indice glicemico un pochino inferiore, quindi utilizzerò lo zucchero di canna grezzo e il miele. Un misto di semi, qui ci sono semi di girasole, semi di zucca, semi di vino. La farina di mandorle che aggiungerò alla fine dell'impasto. L'olio di cocco che contribuisce a dare energia alle barrette pur non elevando il loro indice glicemico. Poi a me personalmente piace utilizzare le bacche del goji perché hanno comunque un alto potere antiossidante e poi a me piacciono, quindi ci stanno bene dentro le barrette. E rimanendo nel tema dell'antiossidante, come frutta disidratata oggi utilizzeremo i mirtilli e i lamponi. Come ultima chicca ho trovato in un supermercato bio una mista alcalinizzante, è una polvere ottenuta tritando i semi di chia, di maca rossa, di guaranà e di baobab, per cui è alcalinizzante e anche energetica. La prima cosa da fare per non incorrere in confusione è preparare tutti gli ingredienti pesati. Ora vediamo come ho fatto io. La frutta disidratata 150 grammi, mirtilli e lamponi. La farina di ceci 100 grammi, il burro di cocco 20 grammi, lo zucchero di canna integrale 30 grammi, il miele 20-30 grammi, i semi misti girasole, zucca, lino con le bacche del goji 100 grammi, 2 uova, 50 grammi di farina di mandorle. E poi ho pronto il mio latte di mandorle. Ora procediamo con l'impasto. Ok, iniziamo l'impasto. Inizio con la farina per prima e subito dopo ci metto le due uova intere, quindi rosso e bianco. Inizio col frustino, se avete un robot da cucina potete utilizzare anche quello, se no col frustino va benissimo. Inizio ad amalgamare l'impasto. Il latte di mandorle non ha una quantità definita, lo utilizzo io un po' alla volta finché vedo che l'impasto è sufficientemente tenero, liquido cioè, per procedere ed aggiungere gli altri ingredienti. Ecco, questa è una consistenza ideale, che non è né troppo duro e né troppo tenero. Ora, una cosa da fare è preparare, magari in un fondo a microonde sciolto, il burro di cocco e il miele. Nel mio microonde
utilizzo una potenza di 360 watt, ci sono i watt anche nel microonde, e per circa un minuto. Questo basterà per far sciogliere sia il burro di cocco che il miele. Nel frattempo procedo ad aggiungere lo zucchero che avevo pesato prima. Ogni volta che aggiungete un ingrediente abbiate cura di mescolare con energia. La farina di mandorle tritate, se vedete che l'impasto è troppo duro aggiungete un goccino di latte di mandorle. Io la faccio con il latte di mandorle, ma viene benissimo anche con il latte normale. Ancora un attimo per i... Ok, ancora un attimo per il burro di cocco, ancora qualche secondo. Nel frattempo posso aggiungere il miele che si è fuso. Aggiungo tutta la frutta disidratata. Quasi sciolto, posso aggiungere anche il burro di cocco. E per ultimi aggiungo i semi con le bacche del goji. Aggiungo ancora di latte di mandorle e alla fine un cucchiaio del preparato alcalinizzante a base di guaranà. Ora l'impasto è un po' duro, aggiungo ancora un po' di latte di mandorle. Direi che ci siamo. Ora andiamo a mettere il preparato nella teglia. La cosa importante è procurarsi una teglia da forno della misura corretta, che alla fine possa essere tagliata circa in 10 parti, perché questi dosaggi sono ideali per ottenere alla fine una decina di barrette circa. Basterà la teglia, un bel pezzo di carta da forno che andrò a posizionare all'interno . Una volta posizionata la carta da forno nella teglia, provvedo a dare un'ultima mescolata al mio impasto. Con un coltello da pasticcere vado a mettere l'impasto all'interno della teglia. Ok, alla fine stendo il mio preparato in maniera che la superficie sia bella dritta, omogenea. Ok, e vado ad infornare a 180 gradi per un tempo di circa 20-25 minuti. Ora lo metto in forno e poi vedremo come viene il tortino finito. Ok, sono passati circa 20 minuti, facciamo la prova della nonna con lo stecchino per vedere se il tortino è cotto.
basta con uno stecchino di legno inserirlo dentro. Se la pasta non resta attaccata allo stecchino, vuol dire che il tortino è cotto. Secondo me questo qui è cotto, pertanto spengo il forno. Lo tiro fuori. L'utilità della carta da forno è quella che il tortino non si attacca alle pareti della teglia. Vedete com'è facile staccarlo. Ora, prima di tagliare le barrette, aspetterò che si raffreddi, perché altrimenti non riesco a tagliarle. Col tortino caldo rovinerei tutto. È arrivato il momento dell'ultima fase, quella di tagliare il tortino una volta che si è raffreddato. Io più o meno faccio dei segni sul tortino in maniera da avere circa una decina di barrette. Taglio la prima. Utilizzo una stagnola. Per avvolgerlo nella stagnola potete utilizzare questo piccolo stratagemma. Quando avvolgete l'ultima parte della stagnola, fate una linguetta così e lo chiudete. In questa maniera, quando lo tirate fuori dalla tasca della bici, avete subito la presa per aprire e mangiare la barretta. Ok? In totale servono circa 30 minuti per preparare il tutto e incartarle. Non vi resta che fare come ho fatto io e prepararvi delle super barrette per i vostri allenamenti. Buona barretta a tutti!